Abbiamo approfittato oggi della presentazione ufficiale di un nostro nuovo giocatore, di Walter, per presentare a tutti voi quello che è il nostro nuovo socio di maggioranza. Quindi con estremo onore io do il mio miglior benvenuto a Dimitri in mezzo a noi e do il mio personale benvenuto a Walter. E adesso lascio la parola a loro, che sono i protagonisti di questa giornata. Quindi lascio la parola prima a Dimitri. I understand. I only afraid that you know, you're not married. Italian woman. He's still not married. Non è ancora sposato. I hope our ticket sales will increase and 200 women stay in the queue. Dice che spera che la vendita dei biglietti aumenti e che 200 single possano venire a vedere Walter alle nostre partite. But first of all, I'm glad to see this gentleman in our club, because I saw his game, that's what we need. I wish you, Walter, good luck in this team, and I hope we will show together a strong result. I think the words is enough, the man is the game, and the game will show. I hope that, you know, everything what you can do, you try to realize here in this country club, and everybody support you and help you and all the team and the coaching staff. So be strong, play like a tiger, die in a court, man. See you. Dice sì che, vabbè. Ok. Semplicemente dice che è qui per dare il benvenuto a Walter, è felice che sia in questo club, l'ha visto giocare, sa quali sono le sue qualità, ha visto che vuole vincere e dice che sostanzialmente dovrà essere qui, giocare, rilassarsi, trovare confidenza con tutto questo ambiente, essere forte, giocare come una tigre, e il coach e tutti lo aiuteranno, lo supporteranno in questo suo, diciamo così, inizio di avventura con cui arrivi tu. Walter, your first opinion about this new adventure in Cantù. Buongiorno. For me it would be a great experience, new challenge for me as a player. No, Cantù have a great history. I follow the last few years, got a few friends that play here, like Alex Tyes and last year James Felden. And for me, it's an honor to be in this club. I would try to help in every possible way to help the players they're doing right now, and with myself trying to do something special. Dice che è molto contento di essere qui, per lui è una nuova sfida, inizio di una nuova avventura. Conosce la storia di Cantù, sa che è un club molto importante, conosce alcuni dei giocatori che sono passati da qui negli ultimi anni, per esempio Alex Tyus o l'anno scorso James Feldin, da cui per cercare di dare una mano alla squadra come giocatore, per cercare di aiutare proprio la squadra a crescere ancora di più e a fare tutto quello che serve sostanzialmente per il team. Qualsiasi tipo di domanda, partirei con le domande a Walter, così poi lo possiamo anche lasciare libero nel caso di andare da Sam a fare chi sì. Le sue prime sensazioni da patron di Cantù. Your first impression when you become the owner of this team, of this club. My first impression was before. My first impression was I saw a lot of people who like to be in the games. It was my first impression. After it's, you know, it's like first kiss. You know, after my first impression was a lot of months before. Ha avuto l'impressione ben prima di comprare il club, tutte le persone che lo seguono. Sarà un po' come l'impressione del primo bacio, un po' quello. Ha visto la passione che c'era qui a Cantù e l'ha colpito. Lui è proprietario di una squadra in Russia che praticamente è nata con lui stesso. Qui arriva in una società che ha 70 anni di storia. Si è notato qualche differenza nell'approccio con le due realtà? In Russia you are the owner of a club that you grow with you
because I found that here there is a club with a great history. There is some difference for you about these two clubs? No, no, any difference. All clubs I met, like a project, because you know, especially in Russia, the basketball teams depend on the municipality budget as well, and on the my club, which is Redaktor Bajas, one club which work with private money and work with the profit. So I wanted to put the same model here in Kantu, to work with sponsors, have the ticket sales, improve the people which follow the team, not only on the tribunes, and to build a strong club, strong players, which based on their job, you know. And the both ways the parallel. Both ways the parallel. Russian club play in Russian league and play and represent the city where it's located, play for the local people. And here I wanna do the same. No, dice che alla fine comunque il fatto che rappresentano i club in Russia e in Russia sono legati a una municipalità, qui sono legati a investimenti privati, è un po' quello che vuole crescere a livello di sponsorizzazioni, di vendita dei biglietti, coinvolgere sempre più persone in modo che non si limitano a vedere la partita ma diventino partner della questa realtà. Però c'è sempre il fatto che questa squadra sia come Russia, sia comunque l'espressione di una comunità, diciamo, una comunità locale. Gli obiettivi sportivi. Tua idea è sia l'obiettivo sia temporalmente, quanto tempo pensi? The goal for our team, the sport goal for our team, and how, in which time do you think that our team can realize this goal? You know, I'm like a professional sportsman. No, when you put some target, you need to achieve this target. And this season, our target is to be in a playoff zone. And we try to do the best. I mean, the coaching staff and the players try to do the best to be in the playoff zone. And after time, we'll show. You know, for next year, the target is the same playoff zone, because this is sport, you know. Sometimes it has a strong budget and strong players, and you lose in the first round. And the target will be the same playoff zone. And also, I wanna that next season, we need to do a strong job to play EuroCup, because next season, EuroCup will be only 24 teams in our idea to arrive to this competition. We need to get. Chiaramente gli obiettivi sportivi dipendono da tutta una serie di questioni, perché tu puoi avere giocatori forti, investire molto, ma uscire al primo turno. Comunque, già da quest'anno l'obiettivo è cercare di arrivare in zona playoff. E anche dalla prossima stagione comunque è ripetere il medesimo obiettivo sportivo, cioè mettersi fra le formazioni che ambiscono a partecipare ai playoff. E in più un obiettivo che è difficile l'anno prossimo, quello di partecipare all'Eurocup, perché l'Eurocup prevederà solamente un format con 24 squadre, quindi però è una cosa non semplice, ma è uno degli obiettivi che vorrebbe realizzare, perché è giusto che ci si ponga degli obiettivi sportivi. Ok. Se si può chiedere, oltre all'obiettivo strettamente sportivo, sull'obiettivo invece societario, sappiamo che la moglie si sta occupando di portare avanti la questione legata al palazzetto, lui la sta seguendo, gli dà dei consigli, se ne sta occupando anche lui in qualche modo. About the palace, because your wife was interested to build a new palace here. You know this operation. You have to. Do you want to say something about this operation of the new palace? Or you I think now the way what we need to talk is how to arrive this thing to play a zone. This is the most on which we need to concentrate. And you know, I know that Italian and all your opinions and. Russian also doesn't like to speak too much, you know, but to move step by step, we will see. First of all, this is, you know, don't forget that we still on the last page, on the last place in Champions Serie A. He doesn't need to talk now too many about Palace is a job by job, you know, when will be some you know, first steps realized, we inform. But before, it doesn't matter to speak about, you know, now the target is to avoid the last place in the Serie A, and this is about what everybody needs to be concentrated.
Lui dice che la cosa che è più importante, su cui è più importante essere concentrati adesso è la situazione sportiva. Siamo comunque all'ultimo posto in Serie A e la cosa su cui dobbiamo concentrarsi tutti è appunto migliorare quest'ultimo posto. In Serie B we can play in this palace. Perché dice che in Serie B possiamo giocare al Parini. So this is what I need to think about. E quindi la cosa a cui pensare adesso è sistemare la situazione sportiva. Go playoff. E andare poi a cercare di andare ai playoff, esatto. E sa che comunque si parla molto, è giusto, ma lui dice che adesso concentriamoci per passo dopo passo e prima cosa la situazione sportiva. To reply this answer, I told you that in I was born in Middle Asia, and in Middle Asia when the guy wanted to be married, he promised everything. After he married, you know, it's like politics. So I wanna step by step, you know. Dice che lui è nato in Asia, e ha detto che prima di sposarsi si usa a promettere un sacco di cose che poi magari non si realizzano, come la politica. Invece è meglio avanzare di un passo alla volta e fare quello che si dice. Andrea, in Italy the same, no? Yes. Anche qua. Da giocatore, da appassionato, ha un'opinione qualificata sulla squadra. Il primo passo è stato l'arrivo di Hodge. Cosa pensi di come è attrezzata la squadra per risalire dall'ultimo posto? You are a player, you are a vegetation, you know basketball, you see the team, the first step is the Walter Hodge. And now your consideration about this team, your step, opinion. The first step was not Walter Hodge, the first step was to support the coach and the players to be together, one team. Because on the beginning of the way, they was connected but not so close. And now they connected close. And I think that they could be more stronger together. And Walter is just a guy who experienced player, helped them to be together, to be one bone and one family on the court. Dice che la prima cosa non è stato prendere Walter Hodge, ma supportare il coach e la squadra in modo che riescano a stare ancora più insieme e per fare meglio tutti insieme. Hodge è un giocatore di esperienza, sicuramente può dare una mano, ma la prima cosa è aumentare la connessione, visto che questa è già cresciuta della squadra. Io mi ricollego a questa domanda chiedendo, lui dice bisogna fare un passo verso i playoff e questa squadra è ultima ed è partita con l'obiettivo di salvarsi. Basta oggi per arrivare lì o è in previsione qualche altro arrivo? Our first goal this year is stay in the Serie A. Now we have another goal to try to reach the playoff. For reach this goal is Walter Hodge is okay, or we need something else? Well, first of all, this is the second question. Second question for money next time. 10 euros to the club. Andrea accepts. Fabio può versare l'obolo per aiutare il club con 10 euro, lo aiutiamo e Andrea raccoglie tutto. This is included in taxes. Certo, con le tasse incluse comunque. No, I don't know who told you that. You know, the mentality must be the winner's mentality, not the loser's mentality. And who told you that the first target was to be to stay in Serie A? Who told you? Who told this? Show me this guy. Who told this? It's not normal. No, dice che dobbiamo cambiare mentalità, avere subito una mentalità vincente, perché questa può aiutarci a migliorare, quindi non pensare subito alla salvezza, ma cambiare un po' mentalità e pensare a vincere. I saw some teams which we play and lose the games. And believe me, we'll be more stronger than these teams in a few days. Dice che ci sono delle squadre che lui ha visto giocare e secondo lui siamo più forti di queste squadre. And to be a leader, to be a winner, everybody needs to be together. Walter, Hesley, this, and also our president, which is Anna Chanasco. Everybody need to be together, and will be the result. So I don't want to tell that, look, today come one player, tomorrow come. No. My idea is you need to work with the guys who are working for you from the beginning of the season. So it's not. Dice che non vuole dire che oggi arriva un giocatore e poi ne arriva un altro. If they want to add some player, better to add Sergio, which is strong defender. Yeah, because sometimes somebody need to support, you know. And if this kid support or may support, it's enough. No, it's enough. It's enough.
non vuole far arrivare un giocatore dopo l'altro, dice che comunque la prima cosa è, al di là del suo apprezzamento per Sergio come difensore, la prima cosa è, diciamo, di lavorare sul gruppo che c'è già tutti insieme, dal presidente a tutti i giocatori. If I'm like a player, so this gentleman came to the my locker room before the game and told him, guy, just be together and be strong, you know, I will do it for sure. I will do it for sure. Okay. 10 euros for me too. To Andrea. You see, I immediately start to top a budget. come vivi anche sulla base dell'esperienza in Russia il suo ruolo di azionista di maggioranza in un posto in cui c'è già una presidente, ci sono dei dirigenti, c'è un assetto consolidato, ma con competenze specifiche sul basket? You have a different role, expert in Russian, because here there is a club with the president, with some other people that support the club, but you have a specific knowing about basketball. And your role here, what is your role here in Cantu? Apart to put the money. The role is simple, you know, to help the team and win, and you doesn't need to tell too many how you do this. You know, when you sign, for example, Heslip, nobody asks him how he jumped to make 3-point shot, you know. You just need to see the result. And I'll be so happy if the result will be success. La cosa che vuole portare lui sono i risultati per vincere. Questa è la cosa che deve fare, supportare questa squadra perché sia con questo obiettivo. Se vuoi fare anche delle cifre, noi saremmo disposti a sentirle. Però chiedo, infatti chiedo, l'intervento suo nella squadra russa e l'intervento suo a Cantù. Volevo mettere in relazione, in questo senso, quanto di diverso c'è per primeggiare in Russia, per cercare di primeggiare in Russia, dove credo lui voglia fare, e quanto invece di più o di meno serve per fare in Italia. Tu arrivi in the first place in Russia e tu arrivi in the first place in Italy. There is a different budget for to sure. Become for sure. Okay. Yes, for sure. I want to tell that Russian championship, I mean the VTB league today, to be honest with you, the strongest league in Europe. A lot of Eurocup teams, a lot of Euroleague teams play together. International team. What the VTB league done last 2-3 years? It's a professional league, and it's together with Basketball Federation, but it's independent project because the Basketball Federation give rights to VTB league to place a national championship. And you know, the if you follow what they've done a good job, because a lot of professional basketball players inside, and the nice story when the team from last place can beat the team from the first place. So, and it's not about only the budget. It's because the league is stay together but separate from federation. You know, because federation responds for man team, woman team, youth team, everybody, and the league which. Respect the fans, you know, and respect the strong players, stay different. And also in Russian league, in VTB league, teams not pay money to participate in a national championship. Again, it's different. The league pay teams money for the participation. If I play playoff zone, my budget is more. If I play second place, my budget is more. I mean the money which league give me. So it's a different story. So the league work with TV rights, with advertising rights, they have some sponsors, and the VTB league is, believe me, very, very professional level. I mean from the organization. Sì,
Sì, dice che è completamente differente, cioè è diverso la domanda che facevi, perché la VTB League è una lega molto organizzata, con tante, forse la lega più forte d'Europa al momento, con molte squadre di Eurolega e di Eurocup, e soprattutto un'organizzazione che è diversa da quella della Lega Italiana, perché è una lega che è indipendente dalle federazioni nazionali, ha la sua organizzazione che è staccata da queste, che rispondono a tutto il basket in generale, e non si paga per partecipare, ma un po' è il contrario, è la Lega che sostiene i team, che a seconda degli obiettivi che raggiungono, quindi playoff così, perché si sostiene su diritti televisivi, diritti commerciali, questa cosa, e questo ha reso la VTB League un campionato di alto livello in Europa. But the relationship between the teams and the fans in Italy more closer. Here more visitors, more fans. And here the teams try to play more quick basketball, not using strong number fives, for example, like used with B. So the teams what I saw, I doesn't find a strong big guys, you know, like on a traditional, let me tell you, European basketball. So here the quick basketball, which like the fans, and for me it was amazing that always arena is full. This is completely different, it's a. Amazing when always full arena and the fans sing a song from the beginning to the end. I also start to learn Italian with their sings. I know now a lot of a lot of songs. Yes. I even understand translation. I understand that you like too much people from Milano. Yes, ha capito benissimo che noi, sentendo i cori dell'Igos, ha capito che noi amiamo in particolare le persone che vengono da Milano. E dice che, vabbè, chiaramente la cosa che però gli piace dell'Italia rispetto alla VTB League è la presenza di pubblico sugli spalti, nel senso che comunque qua ci sono palazzetti pieni, c'è un rapporto molto più vicino tra squadra e pubblico, il pubblico canta per tutti i 40 minuti, sostiene la squadra, e questo è stupendo, ed è una cosa differente, ed è una cosa che gli piace di più. C'è anche una differenza tecnica poi anche nel modo di giocare, nel senso che qui si gioca più con numeri 5, un basket più veloce con numeri 5 più piccoli, mentre in VTB si tende ad avere centri più di stazza e di posizione. And for example, if any team like Yenisei play against Volgograd, 5 hours you play from Yenisei to Moscow, 3 hours reload, after 2 hours to Volgograd, after. So people, players spend time always in the planes and has maybe 1-2 shooting practice during the season. Here, because you travel mainly by bus, you have more time for practice. Qui poi ci si allena di più. Là le distanze sono più lunghe, si fanno molti più viaggi aerei, si tende a spessare, allenarsi meno e a passare più tempo nei trasporti, invece anche per le distanze geografiche, il fatto che si percorrano poi in pullman, c'è più possibilità di allenarsi e non fare solo delle sezioni di tiro, delle sessioni di tiro come si fa in Russia. Noi sappiamo che è un grande appassionato e un praticante, vogliamo sapere se pensa di partecipare magari all'allenamento, se non dico la partita, no, magari lo vediamo in Virginia. Also a player, not only an appassionate of the sport. Do you want to do some practice here or only with your Russian team? Because you asked me, tomorrow I will come and to make some shots. Domani arriva a fare qualche tiro, ha detto, visto che gliel'hai chiesto. I wanna play against Walter one-on-one, three-point shot. Very good. Who's got more? Because Abbas lose me. Because with Andrea and Abbas lose me. So I wanted that we win me. Ha detto che vuole giocare contro Walter, adesso sfidarlo, fare qualche tiro. Abbas contro di lui ha perso, c'è Andrea testimone, ha detto che in tiro contro di lui Abbas ha perso. Ma Abbas niente for sure. In what position, in what role do you play? Is it forward? Tough guard? Tough guy. Okay. Giocatore duro, tosco. Okay, thank you, grazie. Okay, grazie mille. Grazie.